Ciao amici, oggi facciamo un do it yourself, un bracciale molto carino con delle catenine. Prendiamo 7 catenine, anche di io le ho prese anche di misure diverse e di stile diverso. Poi ci serviranno delle pinze, un centimetro per prendere meglio le misure, chiusura, una chiusura, una certa chiusura, due cerchietti semplicissimi, molto sottili però, e poi due barrette. Queste due barrette effettivamente io non so quale sia il loro utilizzo, dovrebbero essere passaperle proprio, ma a dire la verità non le ho trovate in una merceria ma bensì in un negozio di bricolage. Ok, andiamo avanti. Allora, prendiamo la prima delle nostre catenine. Andiamo a prendere una misura di 5 cm. È un bracciale un po' particolare che sarà un po' sceso, ma ora andiamo a vedere. A 5 cm apriamo il nostro gancetto. E inseriamo questo passaperle. Proseguiamo il resto con tutte le altre catenelle. Sempre 5 cm prendiamo. O prendiamo la misura di ognuna o semplicemente possiamo prendere la misura sulla catena precedente. Ecco, dopo aver attaccato tutte e 7 le catenelle avrete questo gioco così. Vedete? Qui ho messo questo passaperle e qui andrò a mettere uno di questi cerchietti. Mi raccomando, sottili, perché sono tanto piccolini i buchi. Allora vado a mettere questo qua velocemente e poi farò la stessa cosa dall'altra parte con l'altra passaperle di qua, sempre lasciando 5 cm. Vedete che bracciale carino che ne uscirà. Ora vado a mettere nel buchino centrale, metto questo che servirà per la chiusura. Ok, facciamo questo leggermente. E dall'altra parte invece metteremo proprio il gancetto. Ok, ora andiamo a fare la stessa cosa dall'altra parte, lasciando sempre 5 cm, questo più o meno ora potete prendere la misura o andare ad occhio, e iniziate ad attaccare questi. Okay. Ok, ora che abbiamo finito di mettere tutte le nostre catene, andiamo a mettere il gancio per la chiusura. Ok, è il vostro bracciale, ora basta chiuderlo ed è pronto per essere indossato. Vedete qua? Guardate che bel gioco di frange. Potete decidere anche di farle più lunghe, non ho voluto esagerare. Che ne dite? Un bacione e al prossimo Do It Yourself!